Live Social. Bentornati amici di Live Social per un'altra intervista, un'altra storia qui con noi Live Social, sempre hashtag interviste e storie. Cercateci sul web, cercateci sui social, mettete un like e condividete tutte le nostre storie, la vostra rete social vi ringrazierà, perché vi parliamo anche di professioni davvero molto particolari. Oggi vi parliamo di un'arte terapeuta. Do il benvenuto a Live Social a Sergio Schenone. Ciao Sergio. Ciao. Ciao. Allora, l'arte terapia è qualcosa quasi di magico, no? Io trovo che sia un qualcosa di fantastico, anche perché tu lo fai con bambini e adolescenti. Immagino che siano bambini che non stanno particolarmente bene. Raccontaci un po' la tua storia. Faccio l'arte terapeuta da molti anni. Ho iniziato come educatore professionale, poi mi sono specializzata avendo una formazione artistica in arte terapia, e prima ho iniziato a lavorare con gli adulti all'ANFAS di Genova e poi mi sono specializzato con i bambini e con gli adolescenti, sempre nell'ambulatorio dell'ANFAS e poi in strutture private. Un'associazione che si chiama Filos ed è specializzata nel seguire ragazzi dello spettro autistico. La terapia non ha nulla di magico, non per contraddire quello che hai detto tu, è una tecnica terapeutica in cui il linguaggio artistico diventa un modo per sostenere, aiutare, creare possibilmente dei cambiamenti, e sostituisce in pratica la parola. Infatti è definita una tecnica non verbale, non che non si possa parlare, ma comunica attraverso le immagini. Ecco, come si svolge una seduta di arte terapia, Sergio? Ci sono tante possibilità, si può lavorare in gruppo con percorsi individuali o si può lavorare individualmente, che è forse l'approccio più specificatamente terapeutico e che richiede una maggiore attenzione. Ecco, la seduta viene in questo modo, c'è un invio della persona da parte di un'equipe, da una serie di professionisti che reputa necessario un percorso di arte terapia. E poi nello specifico c'è una parte di osservazione che è fondamentale. Perciò all'inizio, parlando di bambini, di ragazzi, propongono un po' tutti i materiali, dagli acquarelli, le tempere, le matite, le tecniche cosiddette secche, e un foglio, e si aspetta che il bambino, che il ragazzo faccia qualcosa. Non vengono date indicazioni particolari, e questo primo incontro di solito è molto 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 rigoroso, che faccia un disegno molto strutturato, confuso, che inizia a disegnare, poi distrugga quello che ha fatto, che intervenga solo in una parte del foglio, che disegni, che dipinga da tutte e due le parti del foglio, del supporto, che utilizzi tante tecniche in modo confuso o in modo ordinato. Insomma, ogni cosa che viene fatta durante il primo incontro fa capire con chi si ha a che fare e ha delle ottime indicazioni sul tipo di proposte successive che verranno fatte. Dopo di questo si decide che cosa fare, in che area muoversi, che cosa è più importante, necessario, utile proporre. Certo, certo, mi sembra una descrizione piuttosto precisa quello che è il tuo lavoro, al quale davvero ti faccio tanti complimenti. Senti Sergio, per chi volesse entrare in contatto con voi, io so che tu hai un sito web, ci puoi dare l'indirizzo? Il sito web che ho dato è un po' conclusivo, nel senso che fa parte dell'altro mio interesse, perché io sono anche filmmaker, e quel sito che è Filmitro è specifico sulla mia attività come filmmaker. Consiglio invece, per quanto riguarda l'arte terapia, di andare sui siti delle scuole professionali che danno una formazione specifica in arte terapia, che sono ad esempio TEA, Art Therapy, e qui a Genova c'è Progetto Espressione, dove ci sono comunque dei siti dedicati proprio alla formazione riguardo a questa tecnica. Certo. Il consiglio che do per chi fosse interessato a un percorso di questo tipo è fare un po' un'autoanalisi, nel senso che per fare un percorso, che sono di solito 3 anni di formazione, di specializzazione, con ovviamente un percorso formativo specifico e poi di esperienza direttamente sul campo, dicevo che bisogna fare un'autoanalisi, nel senso di valutare anche proprio se uno è portato, sì, nel senso che comunque è necessaria una formazione artistica sicuramente, perché quello, il linguaggio che si utilizza,
utilizza. E poi soprattutto credo anche la capacità di stare con questi bambini e capirli, comprenderli appieno. Sì, poi l'arte terapia in realtà tocca un po' varie utenze, perciò si può lavorare con i bambini, ma si può lavorare anche con gli anziani, si può lavorare in un contesto riabilitativo, con certo. i disabili. Quindi i campi d'azione sono molto eterogenei. Certo, però certo. bisogna avere un po' questa base solida, perciò in campo artistico e in campo comunque di conoscenza delle dinamiche psicologiche. Io ti ringrazio tantissimo per questo tuo intervento e ancora tanti complimenti per la tua attività. Figurati, è stato un piacere parlarne. Grazie, grazie a Sergio Schenone per essere stato nostro ospite qui a Live Social. Live Social che si ferma per un attimo, va avanti con altre interviste. Restate con noi. Live Social.